Le 10 pressoterapie non servono a nulla. Perché dico questo? Era ora di farlo questo video, secondo me. Troppe estetiste stanno proponendo e vendendo alle clienti programmi estetici di massimo 10 sedute. A cosa mi riferisco? Programmi che vedono una sola apparecchiatura o un solo trattamento ripetuto per 10 volte e che si pongono come risultato, come obiettivo, quello di andare a risolvere inestetismi come la ruga, la macchia, la lassità, la cellulite, l'adipe localizzato. Ecco ragazze, non è possibile promettere alla cliente un risultato per quanto diciamo il soggetto in questione sia comunque un soggetto con problematiche medio-basse, diciamo, e quindi non con un estetismo importantissimo. 10 sedute con un'apparecchiatura singola, con un trattamento singolo, è come promettere aria fresca. La prima considerazione da fare è che in questo modo non si ha il tempo materiale, prima di tutto, per andare alla causa dell'inestetismo, che per me è fondamentale se si vuol parlare di risoluzione. Non si ha il tempo materiale per farlo, perché servono più di 10 sedute per parlare di cause di inestetismi. Il secondo punto è la tempistica. Se io devo lavorare un total body e la cliente ha più zone, quindi può avere un ginocchio, un addome, un lombare, io con 10 sedute potrò concentrarmi abbastanza bene su uno di questi punti, ma non su tutti. Quindi si rischia di fare un lavoro troppo settoriale e che non va poi a incidere sull'armonia delle forme, proprio perché non ho il tempo di seguirle con il minutaggio adatto tutte queste zone. Terzo punto sotto l'aspetto commerciale riguarda il fatto che 10 sedute si vendono di più perché sono meno impegnative per la cliente da acquistare. Diciamo che la scusa, tra virgolette, che mi sento dare dall'estetista è questa: è più facile che acquistino un pacchetto da 600 euro piuttosto che uno da 20 sedute che può costare il doppio. Ecco, questa facilità e queste scorciatoie poi vanno a danno della cliente che non vedrà il risultato che voi magari avrete promesso e a danno della vostra immagine. Quindi per non fare un pochino più di fatica di formazione, perché c'è chi vi può formare per insegnarvi a portare la cliente a un programma più importante anche a livello comunicativo, come spiegare alla cliente. E per non avere un po' più di coraggio, mi viene da dire professionale, perché qua si tratta di questo, e per non sapere a volte dire di no e quindi rinunciare a una vendita. Perché se io so che tu non puoi permetterti di spendere oltre una cifra importante, diciamo, e vuoi assolutamente risolvere l'inestetismo, io non ti metto in trattamento per illuderti e per poi, diciamo, rubarti anche dei soldi. Non fa parte del mio concetto. Quindi piuttosto rinuncio e ti dico no. Diverso è invece quando si è chiari e si dice: allora si parte con 10 sedute, però non ti aspetti un risultato importante, perché ci sarà comunque, te lo dico già subito, bisogno di andare avanti anche dopo. Questo allora lo posso concepire, ma ci vuole chiarezza e ci vuole trasparenza. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è quella di fare i protocolli corretti, di dire la verità, avere il coraggio di dirla, di fare una consulenza con delle fasi corrette, di farsi comprendere dalla cliente. La cliente deve capire dove arriverà con quel programma e dove non arriverà mai con lo stesso programma, e questo a volte non è facile da dire, non è facile da comunicare, non si sa mai dove ci si deve fermare, quanto prima, quanto dopo a livello di consulenza. Noi queste cose le affrontiamo nel training 2. Voi andate a formarvi dove volete, non dovete venire dalla Welting a formarvi. L'importante, ragazze, è che non vendiate dei pacchetti da 10 sedute in maniera automatica, perché vi viene bene far solo quello, perché la cliente acquista solo quello, perché è sbagliato, vi si rivolterà contro, ok? Quindi mi raccomando, pensateci e alla prossima. Un bacio.